manca l'ossigeno, ti senti andare via una parte di te, gli è dura. È come un combattimento, senza perdere cazzotti, ma è veramente un avversario invidibile. Di avversari Adriano Nicchi ne ha sfidati e vinti molti, ma questa volta il nemico contro cui lottare è invisibile, ma non per questo meno infido, e risponde al nome di Covid-19. L'ex campione italiano di pugilato, aretino 41enne, si trova infatti ricoverato nella bolla Covid dell'ospedale San Donato proprio a causa del virus. Purtroppo ho fiato un po' corto e mi sento debilitato e per fortuna sono dei grandi infermieri, grandi dottori che sono veramente in gamba e questa è una cosa che rinforza tantissimo anche a livello mentale. Fortunatamente non è in gravi condizioni e sta reagendo bene alla terapia. Da poche ore, purtroppo, ha varcato le soglie dell'ospedale anche il papà, Santi, anche lui ex pugile. Perciò siamo tutti e due qui. Siamo purtroppo, sta attaccando veramente forte questo virus. Come Non è una mai? semplice influenza. Non si sa come togliere il peso. Purtroppo, sai, l'attività si faceva sempre. Se si fa la possibilità di allenarci, anche allenandosi tutti insieme, magari uno ce l'ha avuto e anche asintomatico, però se lo attaccano. Perciò dovrebbero forse chiudere tutto. Anche a questo punto, e non continuare a trovare spazio per fare allenare, perché tanto non ha senso, perché dopo si sta veramente male. E fare lo sport non vale quanto star bene nella vita. Dal letto di ospedale, il pugile ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro a chi ancora oggi non crede o sottovaluta il Covid. Chi non ci passa pensa che sia uno scherzo, ma non è assolutamente uno scherzo. C'è gente che ci sta morendo. C'è gente che si sta soffrendo veramente, c'è gente che gli rimane comunque degli strascichi, probabilmente anche permanenti, perciò la gente non può venire a dire che è soltanto un'influenza. Io ho fatto sempre una vita sana, corretta, precisa, però purtroppo può prendere a tutti e pur comportandosi bene succede di prenderlo, perciò bisognerebbe che la gente capisse che bisognerebbe comportarsi ancora meglio nel rispetto degli altri. Combatterai anche questo avversario, però, senza dubbio. Assolutamente sì, siamo nati per combattere, perciò assolutamente sì, sono qui a combattere e voglio uscire più forte di prima, perciò è quello che voglio, non voglio lasciare così, è dura, però ce la facciamo. Bocca al lupo, Adriano. Grazie, viva il lupo.